Una cosa particolare di questo convegno, di questo congresso, è stata la organizzazione di un evento pre-congressuale che si è svolto nella giornata di mercoledì 10 aprile e che è stato chiamato, da noi chiamato, AIAC Futuro 2019, strategie associative per il prossimo decennio. L'esigenza è nata dalla necessità di riflettere su chi siamo come associazione, su come stiamo rispondendo alle esigenze dei nostri associati e della società aritmologica e anche del pubblico non medico. Ci siamo domandati se la nostra associazione è al passo coi tempi, se deve cambiare, come deve cambiare e che progetti attivare per il prossimo futuro. Per questo ci siamo ritrovati in 120 nella giornata di mercoledì rappresentativi di un po' di tutte le anime dell'associazione, dal consiglio direttivo ai consigli regionali, alle persone impegnate nelle aree task force e soprattutto a un gruppo consistente di giovani. Abbiamo invitato al completo le nostre aree giovani, che sono 15 ragazzi sotto i 40 anni, oltre a un gruppo di giovani che hanno fatto domanda di partecipare. C'è stata una lunga e approfondita discussione sulla nostra storia, sulla nostra identità, che a opinione di tutti deve essere mantenuta, conservata come guida per il futuro, ma soprattutto sono emerse molte esigenze da parte delle regioni e da parte dei giovani che hanno fatto numerose proposte di tipo organizzativo, di tipo gestionale. Quello che ne è emerso è sicuramente una maggiore necessità di comunicazione fra centro e periferia. Le regioni hanno delle esigenze per cui hanno necessità di un supporto, di un'assistenza più continua da parte del Consiglio Direttivo Nazionale, ma con l'intento di muoversi all'unisono verso obiettivi comuni, sia nei confronti delle istituzioni, sia nei confronti delle altre associazioni, sia nei confronti del pubblico, delle persone, dei cittadini. I ragazzi, i giovani invece hanno portato dei contributi molto importanti per quello che riguarda le necessità formative che tutti hanno, in particolare subito dopo la fine della scuola di specialità, per la necessità di incrementare e potenziare le conoscenze aritmologiche e soprattutto la capacità tecnica di portare a termine procedure anche complesse in completa autonomia. Direi che un po' l'immagine della giornata è l'ultima fase della giornata in cui è stata fatta una tavola rotonda a cui hanno partecipato tutti i componenti dell'area giovani. Abbiamo messo delle sedie sul podio, sul palco dei relatori, dove si sono seduti i ragazzi. Noi ci siamo seduti in prima fila e abbiamo detto: adesso diteci che cosa volete che facciamo nel prossimo futuro. La volontà di formazione deriva dal fatto che nelle scuole di specialità spesso la parte di curriculum dedicata all'aritmologia non è sufficiente per poterci formare e quindi lo specializzando consegue il diploma con una formazione di base, ma poi spesso venendo assunto in ospedali con cronica carenza di personale non è in grado di completare la sua formazione e viene magari sacrificato per fare guardie piuttosto che attività ambulatoriale. E quello che noi abbiamo proposto ad AIAC è di prevedere dei percorsi di training, delle fellowship targate AIAC di 6 mesi, un anno, da effettuare principalmente tra la fine della specialità e l'inizio della propria carriera professionale, dove poter intensivamente potersi dedicare all'elettrofisiologia in centri accreditati ad alto volume per conseguire poi alla fine un diploma targato AIAC in cui vengono riconosciute le competenze.